Buonasera, benvenuti al consolato. Appuntamento con l'informazione il televomero. Un'ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa emessa dal giudice per indagini preliminari del tribunale in Napoli nei confronti di 30 presunti affiliati al clan Camoristico Piccolo Litizia attivo nella città di Marcianese, è stata eseguita dalla polizia di Stato. 30 persone appartenenti al clan piccolo Letizia e Perreca sono state arrestate dalla polizia di Caserta con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso. Ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Indagini svolte dai poliziotti della Squadra Mobile nei confronti dei clan operativi sui territori di Caserta, Marcianise e Recale, aree contigue, dagli anni 90 ad oggi in aperta e armata contrapposizione con il clan Belforte sullo sfondo il controllo criminale delle attività economiche, il rilascio di appalti e servizi pubblici, il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative, ma anche l'illecito condizionamento del diritto di voto, il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari e finanziarie e di conseguenza l'affermazione del controllo egemonico sul territorio anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose e rivali L'indagine ha evidenziato la contrapposizione dei clan sul territorio e la lunga scia di sangue che ne è conseguita nel ventennio dal 1990 al 2009 e il successivo mutamento di strategia dei clan col passaggio dalla fase armata a quella silente e virulenta dell'infiltrazione nel settore dell'imprenditoria. Due morti e cinque feriti. È il bilancio di un tamponamento che ha coinvolto nella notte sei auto nel tratto della 1 Milano-Napoli, compreso tra Cerra ed Afragola e il bivio con la 16 in direzione Napoli. Il tratto autostradale è stato chiuso dalle 4.15 e successivamente riaperto alle 7.40. Secondo quanto riferisce Autostrade, si sono registrati tre chilometri di coda tra Villa Literno e Afragola in progressivo smaltimento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi i sanitari e meccanici. I Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della direzione Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Prima della riapertura sono stati predisposti percorsi alternativi per gli automobilisti da Roma diretti verso Napoli o Bari. È stato consigliato di mettersi sulla 30 Caserta Salerno, in direzione Salerno, proseguire fino all'allacciamento a 30 a 16 Napoli-Canosa per poi seguire verso Napoli o Canosa. L'agenda sanitaria Napoli 1 ha istituito un apposito ufficio per offrire assistenza alle 21 famiglie che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni in seguito allo sgombro deciso a causa dei cedimenti avvenuti nell'antico complesso che ospita l'ospedale incurabili nel centro della città. Il nosocomio è stato deciso eh, ieri, di, eh, la, è stata decisa ieri la chiusura per pericolo crolle un apposito ufficio per offrire assistenza alle 21 famiglie che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni in seguito allo sgombero deciso a causa dei cedimenti avvenuti nell'antico complesso che ospita l'ospedale incurabili nel centro antico della città. È stato istituito dall'azienda sanitaria Napoli 1. Il nosocomio chiude infatti per pericolo Crolli. Sono stati spostati nell'ospedale del mare i reparti di chirurgia, urologia, medicina e rianimazione con i loro 23 pazienti. Evacuata inoltre tutta l'ala del complesso in cui hanno sede la la chiesa datata 1530, la storica farmacia e alcuni uffici. L'obiettivo è quello di risolvere in tempi brevi l'emergenza abitativa utilizzando il patrimonio immobiliare dell'Asla Napoli 1 Centro. A disposizione dei cittadini è stato predisposto anche un team di assistenti sociali e psicologi messi a disposizione dall'azienda sanitaria locale. La cabina di regia, presieduta dal commissario straordinario Ciro Verdoliva, presente dal primo momento sui luoghi dei cedimenti, sta predisponendo le misure per la salvaguardia anche dei beni artistici e per la messa in sicurezza del complesso. Nei prossimi giorni provvederemo anche al trasferimento delle opere d'arte e dei manufatti custoditi nella farmacia storica, ha spiegato Verdoliva. Martedì prossimo si terrà una riunione interistituzionale funzionale una turista inglese a 20 anni è stata bloccata dai carabinieri dopo aver staccato le tessere di un mosaico all'interno degli scavi di Pompei. I militari sono intervenuti dopo essere stati allertati dai custodi che hanno visto la donna mentre asportava una decina di pezzi dal pavimento mosaicato della domosa dell'ancora. La ventenne, secondo quanto riferisce il quotidiano il mattino, ha scavalcato il cordolo posto a protezione della zona, ha staccato i tasselli del mosaico pregiato, ne ha messi tre nello zaino ed è scappata. Gesti però visti dai custodi che hanno chiamato i militari intervenuti poco prima che la donna riuscisse ad uscire dagli scavi. Per lei è scattata la denuncia, in stato di libertà per danneggiamento aggravato. Universiadi, anche la curia si mobilita. Dal 3 al 14 luglio migliaia di atleti alloggeranno a Napoli per partecipare agli eventi dell'Universiade arriveranno da ogni parte del mondo ed è proprio per rispettare le loro diverse fedi religiose che l'organizzazione dell'Olimpiade Universitaria ha siglato questa mattina con la Curia di Napoli un protocollo d'intesa per far sì che i partecipanti non abbiano difficoltà legate al culto delle rispettive religioni. A siglare l'accordo con l'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, il Commissario dell'Agenzia Regionale per l'Universiade Gianluca Basile. Abbiamo ragionato insieme sulla possibilità di ristrutturare un impianto sportivo che sta anche la curia qui a Piscinola. Attiveremo un banco alimentare con l'accordo con le associazioni che fanno riferimento alla curia. Tra le altre cose l'idea è quella di creare un momento interreligioso di preghiera. Negli villaggi degli atleti dobbiamo anche impostare dei luoghi di preghiera e lì la mano ce la darà la curia di Napoli, non solo per la religione cattolica ma anche per tutte le altre religioni con cui noi dobbiamo garantire dei luoghi di, di, di preghiera. Il cardinale Sepe ha poi spiegato il genere di iniziative che saranno organizzate in città. Non è così solo un evento ecclesiale cattolico, tenendo conto la natura, le personalità, la provenienza degli artisti che si differenziano anche per la loro cultura, ma per la loro anche religiosità. Allora ci saranno dei momenti, di, eh, diciamo così, se vogliamo dire eh, ecumenici che comprendano un po' tutti. Quindi tra l'altro non solo cristiani, ma buddhisti, eccetera, tutti quelli che in qualche maniera rappresentano una loro identità anche religiosa. E, e così per esempio l'aver poter, poter mettere a disposizione degli atleti, dei volontari che eh, aiutino a visitare, a vedere Napoli, a far emergere le bellezze di Napoli. E poi un, con un grande evento anche lì speriamo. A Piazza Plebiscito, dove si riunisce un po' ecco, la religiosità universale, un po' all'insegna di quello che appunto abbiamo fatto quando è venuto il Papa, dove erano presenti tutti, tutti, tutti: ebrei, musulmani, shintoisti, eh, buddisti, ecco, e poi naturalmente ci sarà anche un momento per gli atleti cattolici che eventualmente volessero riunirsi per un momento di preghiera propria eh, nostra, ecco, particolare nostra. 25 e 22 anni sono stati feriti a coltellate dinanzi ad un parco in via Antica Giardini a Giuliano nel Napoletano i due secondo una prima ricostruzione hanno avuto un diverbio con una persona che conoscevano e con la quale avrebbero avuto una discussione già nei giorni scorsi i due fratelli sono stati soccorsi e portati all'ospedale uno è stato medicato e guarirà in 20 giorni mentre il secondo è ricoverato per accertamenti sulla vicenda indagano gli agenti dei locali commissariato di polizia che subito dopo hanno identificato identificato l'aggressore. Con numeri consistenti a partire dalle 8.000 presenze in più rispetto all'anno scorso si è chiusa a Castel Sant'Elmo la seconda edizione di Napoli Città Libro promossa dall'Associazione Libera Arte in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura e il Polo Museale della Campania e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Napoli Città Libro ha scelto quest'anno il tema Prodi, la cultura è un porto sicuro successo di pubblico soddisfazione delle case editrici presenti e grandi nomi nei saloni della Fortezza Partenopea nel tracciare il bilancio gli organizzatori Rosario Bianco, Diego Guida Alessandro Polidori e Antonio Parlati non si sono sbilanciati sulla location del prossimo anno, nell'ultimo weekend abbiamo incontrato Ruggero Cappuccio che ha presentato Paolo Borsellino essendo stato, padre Luigi di Palma, memoria della Shoah, Luca Maurelli, viaggio al centro della notte, e il senatore Riccardo Petrizzi, il salvadanaio. Essendo Stato è un titolo ambivalente, eh, perché è il titolo che ci fa immaginare un Paolo Borsellino morto, ma è anche il titolo che ci fa immaginare un Paolo Borsellino che rivendica la sua natura di essere lo Stato. E nel testo c'è un passaggio esemplificativo in questo senso, perché si dice lo Stato è troppo spesso dove un uomo muore solo, solo per lo Stato. È sempre importante raccontare la storia, e particolarmente questo tipo di storia, perché ci si renda conto e soprattutto i giovani prendano sempre più coscienza eh, di che cosa l'uomo è stato capace nei riguardi dell'uomo. Questa storia, per quanto drammatica sia, rimanda a dei valori forti come il rispetto, la tolleranza, la solidarietà. Si sopravvive conoscendo bene le dinamiche economiche e finanziarie e quindi bisogna esaminare con grande attenzione, in profondità, innanzitutto le cause della crisi che ancora attanaglia il nostro Paese, l'Europa ed in genere l'economia occidentale. Una volta Fatta questa analisi e questa diagnosi, individuare poi le prospettive e le direttrici di marcia per poter superare questa crisi. Il libro si ispira a un fatto di cronaca realmente accaduto, tragico, che forse molti ricorderanno, un'auto che in tangenziale nel 2015 la percorse contromano per circa sei minuti, provocando la morte di due persone. Quell'auto era guidata da un ragazzo ubriaco, Nello mormile, un DJ che quella sera aveva suonato e quella vicenda molto misteriosa su cui il libro indaga cercando di ricostruire costruire un po' l'antefatto e anche diciamo eh, cosa accadde quella notte in quella macchina dà la possibilità di riflettere su diversi temi che sono quelli delle stragi del sabato sera, dell'abuso di alcol da parte dei giovani Bambini e adolescenti ogni giorno trascorrono molto tempo online, come dimostrano le ricerche nazionali ed internazionali, per questo episodi di cyberbullismo sono sempre più frequenti. Come combatterli sicuramente cercando di far capire questo ai bambini? Il raccoglitore della Campania ha fatto tappa all'Istituto Nazaret di Napoli per parlare di cyberbullismo all'Auditorium a Santa Croce, terza tappa di Scuola senza bulli 2019. Bambini e adolescenti ogni giorno trascorrono molto tempo online, come dimostrano sia recenti ricerche internazionali che nazionali, per questo episodi di cyberbullismo, in particolare tra preadolescenti e adolescenti, sono cresciuti esponenzialmente. Il Consiglio regionale ha già approvato una regionale sul bullismo e sul cyberbullismo e eventi come quello di stamattina comunque danno la possibilità di spiegare ai ragazzi cosa bisogna fare nei momenti di difficoltà pur usando e pur insomma stando ai tempi moderni e quindi usando la tecnologia però danno la possibilità di usarlo con una maggiore efficienza e sicurezza. Abbiamo ascoltato anche Maria Luisa Iavarone, presidente dell'Associazione Culturale Arthur. Il contrasto a queste forme di violenza deve avvenire assolutamente dal basso con azioni di sensibilizzazione diretta, mirata ai bambini, ai quali noi vogliamo spiegare che bisogna cominciare proprio da loro, perché loro siano agenti di cambiamento sociale a partire dai loro genitori. Devono loro insegnare ai loro genitori ad essere più moderati nell'uso dei telefoni cellulari e dei social network, perché i comportamenti più significativi avvengono paradossalmente proprio mostrando e esempi utili dal basso e da parte dei loro stessi figli. Anna Marra, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Nazareth, sottolinea l'importanza di questi incontri per sensibilizzare i ragazzi. Il problema è veramente importante e va vissuto consapevolmente dai bambini e dai ragazzi, eh, così che vengano educati al rispetto della dignità umana. Una comitiva composta da cinque ragazzi che si era smarrita sul monte Motria a Benevento è stata messa in salvo intorno alle due di notte dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. L'allarme era scattato nel pomeriggio quando alla sala operativa della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Benevento è arrivata una richiesta di soccorso per cinque ragazzi di Benevento che si erano dispersi sul monte. Le operazioni di soccorso hanno interessato 10 unità che, con il supporto delle squadre di Telesa e Terme e dei Carabinieri, dopo ore di ricerca. Che hanno individuato e messo in salvo il gruppo di ragazzi, uno dei quali si è ferito procurandosi una frattura ad una caviglia. Grande successo per l'evento napoletano di presentazione del film Wonder Park al mondo. Vai in onda! A bravo, bravo! bravo occasione dell'uscita in sala di Wonder Park il prossimo 11 aprile, la Pasqua è arrivata in anticipo a Napoli nel weekend in esclusiva per la città campana con una Max installazione a forma di uovo pasquale gigante in Via Enrico Alvino al Vomero. Il pubblico ha potuto incontrare dunque farsi fotografare con Boomer il simpatico orso blu protagonista della deliziosa favola animata e partecipare a momenti di gioco previsti, ma soprattutto gli ospiti attesi del dolce evento sono stati le voci italiane del film, Gigi Ross, i componenti dell'amato duo comico napoletano. C'era anche il pasticcere contemporaneo Mario Di Costanzo, editore del Wonder Cioccolato, che è stato da lui appositamente creato per il lancio del film, distribuito naturalmente gratuitamente a tutti in monoporzioni. Finisce 1-1 Napoli-Geno a posticipo della 31 giornata di Serie A. Il pareggio del San Paolo porta agli azzurri a 64 punti, a meno 20 dalla Juventus a capolista a 7 turni dalla fine del campionato, che dovrà quindi attendere per festeggiare l'ottavo scudetto di fila. Ai bianconeri basterà ora un punto nella prossima trasferta a Ferrara contro la SPAL sabato alle 15. Un Napoli che a questo punto della fiera si spera abbia la testa in Europa League per la gara dei quarti di finale con l'Arsenal, perché il Napoli visto ieri sera al San Paolo contro il Genova, peraltro in 10 uomini da metà del primo tempo e che non è andato oltre all'1-1, era davvero inguardabile. Una difesa poco attenta e un attacco assolutamente in ombra con questa squadra, vista in campo difficile anche solo sperare, in un passaggio alle semifinali. Ancelotti riuscirà a fare miracoli o agli azzurri in queste ultime due partite è mancata soltanto la motivazione visto che il campionato non ha più nulla da dire? Beh, insomma certamente dopo Roma la squadra ha diciamo, calato il ritmo, ha calata l'attenzione, calata l'applicazione. Calata credo che il problema maggiore che in questo momento non difendiamo come si dovrebbe, come abbiamo difeso per tante volte, non si riesce a un recupero della palla più avanti, lasciamo spazio soprattutto tra le linee e questo è un po' il, il problema dovuto a diciamo forse a un calo di attenzione in queste ultime due partite. Io sono convinto che se il problema è l'attenzione e le, diciamo l'applicazione sono convinto che il sogno ce l'abbiamo davanti agli occhi che, e comincia giovedì io mi soffermo sulla parte diciamo siccome che non sono uno psicologo faccio fatica a entrare nella testa dei giocatori mi soffermo sull'aspetto tecnico in queste ultime due partite abbiamo difeso male come mai avevamo fatto in passato quindi da lì io penso che dobbiamo ripartire per attaccare bene e per vincere le partite devi difendere bene e in questo momento non lo stiamo facendo. Bene, davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguire i nostri programmi. Noi ci ritroviamo come di consueto alle prossime edizioni. Arrivederci, buona serata.